E ragazzi, nuovo video. Oggi parleremo di quanto salire in fase bulk, quindi quanto poterci spingere a livello calorico, fin dove ha senso, come regolarci, quali parametri utilizzare. Prima di iniziare però vi ricordo che abbiamo aperto le iscrizioni a Rhino Nation, la nostra nuova community, un sito dove potete trovare un sacco di contenuti inediti, quindi a partire da video, articoli e poi logicamente i nostri log, quindi log personali aggiornati ogni giorno da parte mia, di Giorgia, del nostro team, e un forum dove poter fare le domande, le vostre domande, qualsiasi tipo di domanda, su tutti i vari argomenti, quindi allenamento, alimentazione, integrazione, contando sul fatto che saremo noi a rispondervi. Quindi visitatelo, trovate il link qua sotto, fatevi un'idea, è una community che sta crescendo veramente veramente tanto, siamo a più di 500 membri ormai, quindi siamo super entusiasti che sia stata recepita così bene, che stia piacendo così tanto come iniziativa, quindi niente, trovate il link qua sotto, adesso partiamo col video. Allora, quanto salire in bulk? Qual è il problema di base? Che normalmente sappiamo tutti che per affrontare una fase di bulk bisogna partire dalla nostra norma calorica, salire gradualmente a piccoli step, eccetera eccetera. Quindi in realtà come condurre una fase di bulk generalmente è un qualcosa che viene detto spesso, ne abbiamo parlato anche in questo canale, quindi niente di nuovo da questo punto di vista. Però una delle domande che vengono fatte più di frequente e una delle problematiche che riscontriamo più di frequente è proprio fino a che punto spingersi, ossia quando decidere di interrompere un bulk, fino a che punto si possono aumentare le calorie, conviene strategicamente aumentare le calorie, e anche magari quando inserire delle fasi di mini cut, altro argomento che abbiamo trattato qua sul canale. E d'altronde, se andate a vedere quando siamo partiti per il viaggio di nozze nella prima fase di bulk, sono arrivato a mangiare anche 7000 calorie al giorno. Attualmente sto sulle 4000 calorie al giorno, le aumenterò a breve, però ecco, vorrei, giustamente si dice, perché prima stavi a 7000, adesso stai a 4000, su quale parametri ti basi, e soprattutto perché adesso le aumenterai, quindi tutte queste riflessioni cerchiamo di affrontarle al meglio. Allora, vediamo quindi innanzitutto alcuni parametri che ci possono dare un certo aiuto nel capire quando aumentare le calorie, quindi quando fare questi piccoli step, prima di vedere fino a che punto salire. Il primo parametro è logicamente lo specchio, guardiamoci, vediamo un attimo come stiamo, e logicamente più ci vediamo asciutti e tirati, più abbiamo margine per salire, più ci vediamo acquosi e grassi, minore è il margine per salire. Però ci tengo a dire una cosa, allo specchio può essere in realtà anche un falso amico, questo perché se logicamente siamo particolarmente acquosi e infiammati, visivamente sembrerà che saremo grassi, quindi sembreranno esserci minori margini di aumento, quando in realtà magari i margini sono anche più di quanto ci aspettiamo. Quindi sì, guardatevi allo specchio, però cercate di contestualizzare anche a quale fase siete, quindi se state in una fase in cui siete vicini all'overreaching probabilmente sarete molto acquosi, ma cercate di contestualizzare anche e soprattutto rispetto a voi, se siete persone che tendono a prendere molta acqua durante le fasi bulk, come per esempio il sottoscritto, o se siete persone che tendono a rimanere piuttosto asciutte. Quindi non è detto che quello che vedete allo specchio sia esattamente quel che c'è di reale. Proprio per questo il secondo parametro che invito ad utilizzare è la plicometria. Ora, non consiglio di fare plicometria completa ogni settimana, per dire, però dal mio punto di vista ogni 3-4 settimane, questa è una cosa che faccio, di cui parlo nel mio log su Rhino Nation, ogni 3-4 settimane invito a fare una plicometria di 2 o 3 pliche che rappresentano i punti un po' più ostici dove tendete a prendere grasso, anche se non sono pliche convenzionali. Quindi io per esempio nel mio caso tendo a farle sul lower back e soprattutto sul fianco, quello per vedere che sono i punti dove tendenzialmente accumulo più grasso. Quindi ecco anche come vanno le pliche, è un andamento che mi interessa, e proprio in merito a fin quanto salire, quello che potete porvi è un target massimo, nel senso che per esempio voglio che la plica addominale non salga sopra X, voglio che la plica del lower back non salga sopra X. Quindi quando vedete che raggiungete e superate magari quella cifra, quel numero, allora conseguentemente avete un parametro abbastanza valido di dover scaricare con un mini cut o con un cut, ma questo è un'altra tematica. Per quanto riguarda il peso, che è l'aspetto che si monitora più di frequente in bulk, allora dal mio punto di vista va preso, perché comunque è un indice, un parametro in più che possiamo tenere per gestire un log, per avere un log, per avere dei dati che fanno sempre comodo. Però non vi basate sul peso per capire se salire o scendere, nel senso che logicamente se il peso rimane sempre là e visivamente siete sempre identici, allora qualcosa va cambiato. Ma anche in questo caso pensate sempre prima all'allenamento piuttosto che all'alimentazione.
Però d'altro canto non è il solo fatto che il peso sta lì che vi dovrebbe portare a aumentare le calorie. Questo perché? Innanzitutto perché il peso è un valore lordo, diciamo, di tutta quella che è la nostra composizione corporea. Quindi non ci dice se ci sono effettivamente dei mutamenti, ossia il fatto che il peso rimanga fermo non vuol dire che non ci sono mutamenti alla base, ma soprattutto per il fatto che la costruzione del tessuto muscolare, che è quello che poi a noi interessa in campo natural, è molto molto lenta. Quindi logicamente il fatto di prendere 3, 4, 5 kg nell'arco di 3, 4, 5 settimane non vuol dire che state prendendo massa magra, probabilmente siete più idratati, probabilmente c'è anche massa grassa di mezzo, c'è anche una buona componente massa magra, però ecco, non dovete essere fossilizzati e fissati con l'aumento del peso. Per farvi un esempio, io da quando sono tornato dal Giappone, quindi da un mese e mezzo a questa parte, ho preso sì e no un chilo, quindi logicamente è un aumento di peso piuttosto lento in realtà, che non è neanche tutto a carico logicamente di massa magra. Arriviamo quindi alla vera determinante. La vera determinante è la performance in palestra. Perché questo? Perché banalmente le fasi di bulk di costruzione muscolare che cosa dovrebbero su cosa dovrebbero basarsi? Su un miglioramento della performance e sul fatto di avere tutte le energie necessarie per permettere questo miglioramento di performance. Ossia, in altre parole, è il miglioramento di performance a ingranare e accendere tutti i meccanismi ipertrofici che noi cerchiamo, quindi non sono le calorie di per sé. Le calorie sono piuttosto un qualcosa che incentiva da una parte questo miglioramento di performance e dall'altra mantiene il corpo nella situazione in cui è molto più favorevole ad adattarsi, ok? Quindi stare a calorie alte ci dà questi vantaggi. Quindi dal mio punto di vista, se vedete che c'è uno stallo di performance, ecco, quello può essere un primo indicatore del fatto che le calorie dovrebbero aumentare. Ora, anche in questo caso, cercate di contestualizzare, perché uno stallo di performance può derivare da tante cose. Però certo, se avete appena iniziato un mesociclo, avete scaricato, quindi siete freschi, gli schemi motori sono nuovi e comunque non riuscite a migliorare la performance, o state totalmente sbagliando tutto, oppure molto più probabilmente può esserci una richiesta energetica più alta di quel che credete. E è questo proprio il motivo per cui alzerò le calorie di qui a poco, perché vedo che comunque l'aumento di performance, nonostante io abbia cambiato tutti gli schemi motori, abbia appena scaricato, quindi iniziato un nuovo mesociclo di lavoro, è tendenzialmente un pochetto rallentato e sento molta più fame, sento soprattutto molta più fame dopo l'allenamento. Quindi idealmente il fatto di partire già con una performance alta, perché l'ho costruita nel precedente mesociclo, mi porta ad avere una richiesta energetica banalmente molto più elevata. Quindi proprio per questa richiesta energetica elevata, allora verosimilmente dovrò aumentare le calorie in modo da mettere il corpo a suo agio e permettergli di adattarsi e di migliorare la performance. E questo non vuol dire che più calorie uguale più forza, più performance, eccetera, però alzate e aumentate nel punto giusto, nel momento giusto, allora possono permettere che la magia avvenga. Ora, fino a quando salire? Perché questo è il tema centrale del video. Allora, sempre parlando di performance, un primo momento in cui conviene smettere di aumentare di calorie è quando c'è un calo di performance derivante proprio dall'eccesso di calorie. Questo può derivare sia da una sensibilità insulinica inficiata, che è in realtà prettamente rara se vi allenate bene, se siete attivi durante la giornata, se state facendo le cose per benino, insomma, ma soprattutto può derivare da un eccessivo aumento di peso. Quando si aumenta tanto di peso, la performance soprattutto sulle medie alte ripetizioni tende a essere inficiata. Comunque abbiamo più difficoltà anche a recuperare in generale, perché il nostro corpo durante tutta la giornata deve comunque far fronte a soddisfare le richieste di un organismo molto più pesante, quindi anche banalmente camminare, quello che è un NEAT di una persona che pesa 70 kg e il NEAT di una persona che pesa 95 kg è totalmente differente. Se a maggior ragione inseriamo un filo di cardio, allora anche in questo caso è un qualcosa che va a inficiare i processi di recupero nel momento in cui pesiamo tanto. Quindi aumentare a manetta le calorie può non essere una buona soluzione nel momento in cui vediamo che c'è proprio questo calo di performance. In questo caso probabilmente siamo troppo pesanti per quella che è la nostra struttura in quel dato momento, quindi il corpo ha bisogno di adattarsi, conviene fare un passo indietro, dargli modo di adattarsi a un peso di poco inferiore magari e gradualmente risalire a quel peso target. Quindi primo indice, calo di performance derivante proprio da un eccessivo peso corporeo. Secondo indice è logicamente la BF troppo alta, quindi se allo specchio vi vedete che siete dei magliari all'ingrasso, allora probabilmente, dico probabilmente, è il caso di fare un passetto indietro.
Questo può portare sia a un periodo di cut, se siete in bulk già da tanto tempo, oppure semplicemente un periodo di mini cut, quindi una breve fase di definizione che potete inserire e far durare 4, 6, 8 settimane in base ai livelli di BF. Ecco, questa fase serve semplicemente a scendere, migliorare la sensibilità insulinica, abbassare la BF, quindi anche nel contesto di antagonismo tra tessuto muscolare e tessuto adiposo cerchiamo di incentivare il tessuto muscolare, perché minore è la vostra BF, minore sono gli input proinfiammatori e maggiore è la capacità di prendere massa magra. Quindi sostanzialmente nel momento in cui la BF è troppo elevata, allora conviene fare un passetto indietro. Ed ultimo ma non ultimo, il discorso relativo alla difficoltà di digestione, ossia se state salendo troppo di calorie e la mole di cibo è troppa per voi, allora è il caso di scendere un pochetto, dare modo al sistema gastrointestinale di recuperare, riambientarsi e poi eventualmente risalire. Ecco, da questo punto di vista posso fare un video in merito se vi può interessare, però consiglio fortemente l'utilizzo di un'integrazione a supporto se siete persone che tendono a salire molto di calorie in bulk, quindi enzimi digestivi, insulinominemetici, GDA, via discorrendo, che può essere l'ALA, può essere il Knox Mimetic della Yamamoto, possono essere un sacco di prodotti interessanti, così come anche dei prodotti per la salute gastrointestinale in generale, quindi ad esempio dei prodotti da prendere la mattina appena svegli come il Super Green, o anche banalmente una tisana allo zenzero con un minimo di propoli per preparare il sistema gastrointestinale a digerire tutto il cibo che verrà. E ci sono veramente tantissime soluzioni che possono migliorare da questo punto di vista, e vi consiglio vivamente di approfondire il tema. Se volete lo posso fare direttamente io, quindi scrivetelo qua sotto nei commenti. Quindi questi sono un po' i contesti in cui conviene fare un passetto indietro nel momento in cui stiamo salendo di calorie. Ricordatevi sempre che il bodybuilding è sempre un discorso di fare due passi avanti e uno indietro, quindi non siate timorosi a diminuire le calorie in fase di bulk. E sostanzialmente è come fosse un prendere la rincorsa per fare un passo avanti ancora più forte. Ok, quindi non siate timorosi da questo punto di vista. E per concludere, la soggettività in questo campo è veramente veramente immensa, quindi ci sono alcuni di voi che sicuramente a 3000 calorie già inizieranno ad avere dei problemi a gestire tutta questa mole di cibo, oppure semplicemente si vedranno troppo grassi. Ci sono persone che possono salire tranquillamente a 5-6000 calorie e logicamente man mano che gli anni passano, che la vostra performance in palestra è migliore, sollevate più carico per più ripetizioni, riuscite a esprimere un maggiore effort, avete logicamente anche un peso corporeo più alto, allora il vostro input medio in fase di bulk sarà sicuramente più elevato. Ecco, vi faccio un esempio: io diversi anni fa, quando iniziai, stavo in bulk sulle 2800 calorie e quando toccavo le 3000 veramente era una palla d'acqua. Adesso tendenzialmente sto 1000 calorie avanti, nel senso che sto sulle 4000 calorie, non sono troppo malvagio a livello di condizionamento fisico, di condizione fisica, quindi posso continuare a salire. Poi non sono un fanatico dell'avere l'addome tutto l'anno, sinceramente, ma questo è tutto un altro discorso che insomma ne approfondirò. Quindi questo è tutto per questo video. Vi ricordo ancora rhinonation.it, ragazzi, supportateci e venite a vedere il sito perché è veramente veramente spaziale, i contenuti sono una bomba e stiamo investendo tantissimo in questo progetto, quindi ci teniamo a condividerlo con voi. E detto questo, ci vediamo al prossimo video.